Prima trasferta di campionato per il Pescara sul campo della neopromossa Regina. Andranno in panchina i nuovi Sasà Bocchetti e Asensio, al pari di Masciangelo che ha smaltito la contusione rimediata col Chievo, ma non è al top. Davanti a Fiorillo dunque agiranno Belanova, Drudi, Scognamiglio e Jarosinski. In mediana, ballottaggio Busellato o Meongà per completare il reparto con Valdifiori e Maestro. Davanti certi Seter e Galano con Bocic in vantaggio su Riccardi. Il tecnico Massimo Oddo presenta così il match con la matricola Amaranto. La Regina è una squadra molto organizzata, è una squadra che ha cambiato diversi giocatori, però è una squadra che già ha delle idee di gioco particolari, quindi bisogna stare molto attenti, perché è una squadra che ha idee sempre preoccupante, quindi ha giocatori anche in grado di risolvere partite da soli, giocatori che hanno giocato in categorie superiori, quindi una squadra molto, molto pericolosa. Dopo la prova con alti e bassi col Chievo, il Pescara ha rischiato seriamente l'eliminazione in Coppa Italia contro una squadra di Serie D, il Notaresco. Una pessima prova per la quale Oddo si è assunto la responsabilità. Rischi grosso di tutte figure come lo è stata fondamentalmente. E quindi probabilmente la colpa è stata mia, non so cosa trasmettere. In campo oggettivamente c'è una ragazza che hanno fatto per un allenamento con noi. Probabilmente anche sotto questo punto di vista la colpa è mia, perché li ho messi in difficoltà. Quello di domani, ore 16:15, è il 18° atto di Regina Pescara. Nei 17 precedenti, poca gloria per il Delfino in terra calabrese. Appena due le vittorie bianca-azzurre, la prima nel 96-97 con Delio Rossi in panchina, 2-3 coi centri di Gio Natale, Gelsi e Giampaolo. La seconda nel campionato 2013-2014, medesimo risultato, 2-3 coi gol di Maniero, Politano e Ragusa. Un successo che aprì il momento migliore del Pescara di Pasquale Marino. È stato anche l'ultimo precedente tra le due squadre, poiché la Regina quell'anno retrocesse in C per tornare quest'anno in cadetteria. Per il resto, 3 pareggi e ben 12 vittorie Amaranto, l'ultima 9 anni fa, 27 settembre 2011, un 4-2 che la squadra di Breda inflisse a quella di Zeman. Direzione di gara affidata a Valerio Marini di Roma, con cui il Pescara non ha mai vinto in 4 precedenti, un pareggio nello scorso campionato con l'Entella e 3 sconfitte. Quella di domani sarà la prima direzione assoluta di Marini con la Regina. Il match del Granillo arriverà a 48 ore dalla chiusura di un mercato per il quale Oddo sì aspetta uscite per sfoltire la rosa, ma anche innesti. Le cose che dobbiamo fare le sappiamo già da tempo, quindi le sapete anche voi, nel senso che la priorità è avere un'alternativa di un centrale di piede destro, perché in questo momento ne abbiamo uno, e questa è la priorità. Poi se dovesse arrivare qualche altra cosa che può alzare il livello della squadra, va benissimo. Un centrale di piede destro, 2 con una eventuale partenza di Drudi. Antei non va per ora considerato, reduce da un crociato, si porta dietro incognite e servirà tempo per un pieno recupero. In attacco, con l'uscita di Borrelli vicino al Cosenza, possibile l'innesto di un terzo centravanti. Il primo della lista è l'argentino Retegui. Un ultimo accenno sull'esposto alla procura della Federcalcio di avvocati tifosi del Perugia sulla condotta dello stesso Oddo. Incommentabile e non ne voglio parlare, che non voglio fare pubblicità a delle persone che probabilmente hanno solo questo come obiettivo principale.